Impariamo a benedire e non a maledire, perché le maledizioni fatte anche in modo involontario hanno effetti devastanti nella vita delle persone. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipenda da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: a me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Purtroppo ci sono maledizioni che si tramandano da generazione a generazione, provocando dolore e sofferenza per secoli. Tre grandi esorcisti ci aiutano a spezzarle. Padre Matteo La Grua. Ci sono poi le maledizioni generazionali. Si sciolgono attraverso l'Eucaristia, le celebrazioni eucaristiche. Le messe di guarigione genealogica sono messe in suffragio delle anime degli antenati. Questo atto di carità verso i nostri antenati giova molto a noi e rientra nel mistero di solidarietà, perché la celebrazione eucaristica ha una forza potente di scioglimento delle maledizioni, sia generazionali, sia locali, sia anche personali. Padre Gabriele Amort. Comunque vi esorto a non maledire mai papà e mamma. Non maledite mai i figli, né i figli dei figli, perché queste maledizioni possono dare dei risultati negativi. Per cui abituatevi sempre a benedire i figli e mai a maledirli. Ed è anche importante non opprimere i poveri, non opprimere gli operai, perché questi possono maledire e Dio potrebbe anche ascoltare queste maledizioni, le quali poi ricadono sulle aziende di cui fanno parte. Padre Francesco Bamonte. L'eredità medianica. Come c'è tra i fratelli una comunione alle cose sante, ai beni spirituali e una comunicazione del bene gli uni agli altri, allo stesso modo ci sarebbe una partecipazione, quasi una ripercussione, dei danni spirituali degli uni e degli altri, particolarmente di quelli a cui eravamo legati più strettamente nel nostro albero genealogico, come genitori, nonni, bisnonni, zii, eccetera. Per cui, anche se non siamo responsabili dei loro peccati, è bene chiedere perdono a Dio, oltre che dei nostri, anche dei loro peccati, e pregare perché essi e noi abbiamo pace in Dio e perché ogni influsso negativo del passato
che permane nel presente sia annullato, dal momento che i peccati del passato permangono come tentazione nell'oggi. Al termine di queste considerazioni possiamo tentare di dare una risposta alla domanda di come mai qualcuno possa trovarsi con qualche forma di facoltà medianiche innate. Potrebbe essere la stessa cosa di una malattia genetica, che uno si ritrova dalla nascita senza averla voluta, potrebbe averla ereditata inconsapevolmente da qualche membro della famiglia defunto, il quale ha esercitato volontariamente pratico occulto e spiritismo. La differenza sta nel fatto che, diversamente dalle malattie genetiche ereditate, le facoltà medianiche ereditate, ma anche quelle indotte da familiari non defunti, possono essere rifiutate. In che modo? Innanzitutto sforzandosi di non assecondarle, poi con frequenti rinunce allo spirito di medianità. Preghiera di guarigione dell'albero genealogico. Gesù ci ha rivelato che dal peccato commesso dall'uomo all'origine del mondo è venuto ogni male, e anche il peccato di ciascuno ha influenza negativa sugli altri, specialmente il peccato dei genitori sui figli e discendenti. Attraverso la generazione si trasmettono gli stessi caratteri fisici e psichici, i buoni frutti delle virtù e le tristi conseguenze dei vizi, la salute e le malattie, il bene e il male degli antenati. Per il bene che i genitori antenati ci hanno trasmesso, li ringraziamo e ringraziamo te, perché con la tua grazia hanno agito bene. Per il male che ci hanno trasmesso li perdoniamo e li affidiamo alla tua misericordia, chiedendo per loro il tuo perdono e facendo suffragi. Gesù, perdonali. Gesù, sei venuto a salvare tutta l'umanità passata, presente e futura. Tu sei l'Eterno, ogni generazione e a te contemporanea. Ora ti preghiamo per le nostre generazioni passate e presenti, sia di ramo paterno che di ramo materno. Ti preghiamo di guarire il nostro albero genealogico, di cui noi siamo un frutto. Per il loro bene e il nostro bene, tronca ogni influenza negativa che ci hanno trasmesso attraverso le generazioni. Il tuo sangue prezioso scenda a purificare, a risanare, liberare, perché oggi la nostra generazione sia sana, santa, unita e felice, così che possa trasmettere solo cose positive, essere canale soltanto di salute e di santità. Gesù, guarisci il nostro albero di famiglia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore,
benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.